Il motorsport è ancora in grado di influenzare le vendite? Per farlo ne parliamo con il nostro ospite. Buonasera e benvenuto all'ingegner Mauro Coppini, direttore di Formula Passion, ex direttore di Quattro Ruote ed ex direttore della comunicazione di Fiat e soprattutto con Roberto Boccafogli. Ciao Ilaria, Buonasera a buonasera a tutti. tutti. Allora, subito a lei, ingegneri. Motorsport può contribuire e contribuisce ancora alle vendite delle automobili? Beh, direi che è una domanda che ha una risposta immediata, perché io credo che al mondo non esista un costruttore generalista, specialista di nicchia, di vetture sportive o di utilitarie che in qualche modo non sia presente nell'attività sportiva, dal monomarca alla Formula 1, con un investimento che evidentemente va valutato in miliardi di euro. Questo mi dice che evidentemente le corse hanno ancora un senso per le vendite. È così, Roberto? Ma sai, io credo che l'equazione stia ancora su un piano che è quello di tanti anni fa, e quindi già un po' rispondo in parte alla tua domanda iniziale. Un costruttore dimostrando che le sue vetture vanno molto bene, sono molto affidabili, sono molto prestazionali, sulla scena più difficile, ovvero quella delle corse, quella che vuole i tempi, i risultati, così in modo quasi automatico dimostra anche che le sue vetture di produzione sono dello stesso livello, di un alto livello, e quindi meritano poi che il cliente le vada a esaminare per una vendita. Questa sarà un'altra equazione che tutti i costruttori al mondo finora, non solo oggi, ma soprattutto tanti anni fa, hanno prima inventato e poi seguito. Sembrerebbe che la molla funzioni ancora, pur in presenza di un momento che non è certamente quello di maggiore gloria a livello storico per il motorsport. Abbiamo qui l'ingegner Coppini che tanta storia è in grado di raccontarci e farei un approfondimento proprio sulla Lancia, icona italiana Sì, Lancia, assolutamente. come tutti gli altri costruttori, ha cominciato nel suo DNA, ci sono le corse come capacità di esprimere la rispondenza di un'automobile, che era un oggetto nuovo, sconosciuto alla gente, di effettivamente servire a quello che doveva servire, cioè in qualche modo l'affidabilità del prodotto. Non c'era storia. Molti anni dopo, Cesare Fiorio, responsabile poi successivamente del reparto corse della Lancia, ma inizialmente responsabile del marketing, ha utilizzato invece lo strumento delle corse come strumento eccezionale per il riposizionamento di una marca. Ricordiamo che cos'era la Delta, una vettura fondamentalmente anonima. Sì, aveva il design di Giugiaro e questo sicuramente era un vantaggio, ma la macchina di per sé non aveva un'immagine ben definita. Beh, lì l'incontro tra l'ingegner Vittorio Ghidella e Cesare Fiorio, mi ricordo un giorno all'inizio degli anni Ottanta sulla pista prova della Mandria, insieme all'ingegner Scolari che era il capo della progettazione, beh, nasce questa idea: ma perché non mandiamo la Delta nei rally? E aveva lasciato un po' stupiti perché la Delta non era nata per quello, ma proprio per quello era necessario farla andare a fare un mestiere che non era il suo per riposizionarla. È stata messa su in 4 mesi una versione integrale, da quella versione integrale sono nate poi le Delta dei mondiali ed è nato il fenomeno Delta, ma prima era nato il fenomeno Fulvia. Ricordiamo addirittura, andando più indietro, la Flavia. Era un berlinone, ma a trazione anteriore, la passione dell'ingegner Fessia. Ma la trazione anteriore all'epoca era un oggetto misterioso. Bisognava far vedere che la trazione anteriore proponeva dei vantaggi su strada. E allora ecco i rally. Ecco, i rally, molto più della Formula 1, molto più delle gare turismo, hanno detto molto in questo senso, perché il rally riproponeva, ripropone molto meno oggi, quelle condizioni di utilizzo che sono le condizioni dell'utente, anzi è l'esasperazione delle condizioni in cui l'utente sperimenta la sua automobile. Ecco, mi riaggancio al tema affrontato dall'ingegner Coppini, Roberto. Parla di riposizionamento. Secondo te è fattibile anche oggi? Il successo della Delta all'epoca può essere in qualche modo anche riscontrabile al giorno d'oggi nelle vetture? Ma io credo in effetti che lo si faccia già. Ha ragione l'ingegner Coppini, sono molto felice che abbia richiamato nel nostro discorso Cesare Fiorio, che non è soltanto un amico, ma è, a mio modesto parere, uno dei più grandi in assoluto di sempre, uno dei più grandi gestori, organizzatori di corse. Basta ricordare che cosa ha fatto con la Ferrari di Formula 1, quasi
mondiale nel 1990 dopo un digiuno infinito. Cesare Fiorio riposizionò la Delta quando era quasi scontato che fosse la Fiat Uno la vettura incaricata di prendere l'eredità della Lancia nei rally con le quattro ruote motrici. La 1 già correva in categorie minori, già vinceva, tutti aspettavano l'evoluzione di quella 1. Lui disse, lo ricordo molto bene, a un rally del Portogallo dell'86, secondo me potrebbe essere interessante la Delta. Nessuno gli credette, tutti pensavamo che fosse quasi impazzito, invece il risultato fu eccezionale, perché come il servizio ha ricordato, la Delta poi dal 1987 in poi ha sbancato il mondiale rally fino al 92 compreso. Roberto, quello che però è interessante secondo me è questo che hai detto tu, il rapporto Fiat-Lancia nelle corse dava proprio la sensazione di come fossero determinanti per riposizionamento e in qualche modo accettazione del modello da parte delle case, ricordiamoci la 131. Assolutamente. Ma ricordiamo cosa hanno fatto, noi parlavamo di rally, ma se andiamo alla pista, pensiamo cosa faceste anzi insieme con la Lancia Delta, con la Lancia Beta Monte Carlo, che portaste a vincere addirittura il Mondiale Endurance, quindi in pista versioni da velocità incredibili, 24 ore di Le Mans, le gare più esigenti da un punto di vista di durata e velocità insieme. Fu un successo commerciale spaventoso, ma prima fu un successo sportivo spaventoso, perché c'era da rendere efficaci e vincenti delle vetture che di base non potevano esserlo. E trovo eccezionale il fatto che ci fosse questa battaglia tra Fiat e Lancia, battaglia veramente al color rosso, per appropriarsi di questo tipo di comunicazione. Quindi ricordiamoci la Stratos, che poi viene sostituita, la 037, che cioè è un'alternanza di Fiat e Lancia. La Fiat 131 Abarth, che era un cassone, ha però portato al successo, mondiale. Perché l'idea di far correre nei rally una Fiat 131 era veramente molto al di là di quello che è successo con la Delta, eppure è stata portata a vincere. Senta, io devo rispondere alla tua domanda ancora, alle case di oggi e come si avviene. Pensiamo che questa tradizione è stata ripresa prima dai giapponesi, la Subaru. Pensiamo solamente alla Subaru, che speranze poteva avere di rendere la Impreza una vettura vincente a livello sportivo e quindi d'immagine in questo senso per il mercato. C'è riuscita. Pensiamo cosa ha fatto la Citroën con la DS3, la Peugeot con tutti i suoi modelli che ha reso vincenti nei rally. Direi che fu proprio il gruppo Fiat a veramente aprire la strada, tutti gli altri l'hanno seguita e lo stanno facendo ancora oggi. Ma come erano le sinergie, che cosa si diceva all'interno della Fiat? Diciamo che in generale il rapporto tra i costruttori e le corse è un rapporto complesso. Quando si decide di destinare un modello alla competizione, si può essere sicuri che nel consiglio di amministrazione il 50% è favorevole, il 50% è strenuamente oppositore della soluzione. Quindi il problema è uno solo, il problema è avere un vertice che ci crede. Quando c'è un vertice che ci crede, si può fare tutto. Nel caso di cui parliamo adesso, della Fiat, della Lancia, della Delta, della Ferrari stessa, finché c'è stato al vertice un uomo come Vittorio Ghedella, che delle corse era appassionato, perché vedeva nelle corse la massima espressione delle capacità tecniche e tecnologiche dell'impresa, non c'è stato problema. Io ricordo degli incontri dove Fiorio non si sentiva mai dire di no. Ricordo l'arrivo di un rally di Monte Carlo vinto da Biasion, quando alla fine Ghedella incontra l'ingegner Lombardi e dicendo: vabbè, la macchina ha una superiorità eccezionale, allora congeliamo tutto, andiamo avanti così. Lombardi invece gli ha detto: no, guardi, se vogliamo andare avanti bisogna stravolgere la macchina, allargare addirittura la carreggiata, fare tutta una serie di interventi. Ghedella torna a casa, convoca il comitato di progettazione e le reazioni sono state addirittura violente. Dice: ma come, per una macchina da costruire in pochi esemplari dobbiamo rifare una carrozzeria, i passaggi ruota, dobbiamo aprire delle prese d'aria che non ci sono? Ma lì bisogna battere il pugno sul tavolo. Il pugno sul tavolo è stato battuto e la Lancia Delta ha continuato a vincere i mondiali e quella Delta è diventata in vita un oggetto da collezione. Senti Roberto, ancora sempre la passione comunque è fondamentale. Senza la passione non si corre, senza la passione non si vince, se non si corre e non si vince non c'è nessuna speranza per una casa automobilistica di ricavare vantaggio da un'attività di motorsport ai fini del mercato. E qui, approfittando della presenza dell'ingegner Coppini, io vorrei fare veramente la domanda sulla quale mi arrovello da tanti anni.
la Delta ha vinto ciò che ha vinto, sappiamo benissimo cosa è accaduto, usciva qualsiasi piccolissima evoluzione anche solo di carrozzeria della Delta e i concessionari facevano fatica a mandare indietro i potenziali clienti, dei quali ricevevano addirittura gli anticipi e dovevano restituirli, come peraltro detto anche nel bel servizio di Ottavia. Poi qualcuno si svegliò e disse basta andare a correre all'interno delle foreste con i rally, perché lì non ci vede nessuno, andiamo a correre nel campionato turismo tedesco DTM con l'Alfa e lì avremo un ritorno molto più alto, simile a quello della Formula 1. Come mai, Mauro? Cosa avvenne per questa distorsione? Ricordo io che il responsabile di queste parole fu l'ingegner Cantarella. Beh, tu hai parlato di passione, la passione uno ce l'ha o non ce l'ha. Nel caso della Delta il dramma è stato sportivo, ma più ancora, se vuoi, è stato ingegneristico e stilistico, perché purtroppo a una vettura come la Delta è subentrata una nuova Delta che con quell'automobile non aveva nulla a che fare. Il concetto è che sono subentrati altri concetti, si è messo davanti il problema tecnologico, i costi di produzione, tutto certamente più che legittimo, ma di fatto si è sancita la fine di un modello e vorrei dire l'inizio della fine di un intero marchio. Il DTM, bene, il DTM spostava tutto su un piano più alto, è uno dei tantissimi tentativi di rilancio dell'Alfa Romeo, lo posso anche capire, e devo pur riconoscere a Paolo Cantarella che alla fine con la 156 di Walter De Silva l'Alfa Romeo era riuscita ad arrivare a quei 250.000 esemplari all'anno che oggi sono quelli sognati da Sergio Marchionne. Detto questo, il rapporto tra costruttore e corse è un rapporto per sua natura episodico, in quanto rapporto personale dell'amministratore delegato. Vale per la Formula 1, vale per i rally, vale per le vetture da pista. L'impegno di un costruttore in materia sportiva non può che essere episodico. Non riesce ad avere un'assoluta continuità, perché ha sempre una precisa finalizzazione. Nel caso della Lancia era la finalizzazione in generale a fare un'esperienza tecnologica che si trasferisse anche sul piano della comunicazione. Nel piano di DTM era un oggetto di puro marketing volto a dare un risvolto di interesse verso una marca, l'Alfa Romeo, in un territorio come quello tedesco dove l'Alfa Romeo veniva ricordata fondamentalmente per la ruggine. Vuol dire, cambiano gli obiettivi, cambiano gli interventi sullo sport, però poi alla fine gli interventi in materia sportiva rimangono una costante, sono episodici nella loro finalizzazione, ma fondamentalmente costanti nella loro generalità. Ingegnere, allora l'ultima domanda di questa puntata è a lei rivolta, ma la passione esiste ancora? Si corre in Formula 1 per battere la Ferrari che è da sempre presente nella Formula 1? In questo periodo poi è abbastanza semplice direi. La Ferrari è la Formula 1, è quella che dà continuità a un evento sportivo, che dà una storicizzazione dell'evento. Dagli anni 50 ad oggi la Ferrari è presente nel campionato del mondo di Formula 1. Uno può chiamarsi Mercedes, può chiamarsi di volta in volta BMW, può chiamarsi Honda, ma di fatto il riferimento è vincere rispetto alla Ferrari. Parlavamo prima di episodicità, bene, la presenza della Ferrari consente ai valori relativi di chi vince di volta in volta di proporli come valori assoluti. Non solo, secondo me c'è anche legato al discorso della episodicità la prova di cosa hanno fatto per esempio i costruttori giapponesi. Lo citavamo un po' nei nostri servizi questa sera, enormi costruttori giapponesi, pensiamo solamente alla Honda, certo. Fu inizialmente un costruttore, poi una fornitrice di motori, ora l'anno prossimo con McLaren tornerà come fornitrice di motori. Perché questo avviene? Perché differentemente dalla Ferrari, che ha fatto della Formula 1 la sua costola, la sua spina dorsale proprio di azienda, di marchio, gli altri costruttori entrano, vincono, quando non vincono più capiscono che rimanere lì, non vincendo, diventa deleterio, possono permettersi il lusso di uscire, perché tanto loro non sono la Ferrari, e quindi preparare nel tempo un nuovo ingresso con il quale tornare, diventare competitivi e di nuovo vincere. Lo ha fatto esattamente la Mercedes, che con le frecce d'argento dominava negli anni 50, poi si ritirò per manifesta superiorità, è tornata come motorista negli anni 90 e ha vinto con la McLaren, è riuscita, è ritornata come costruttore e sta, ai noi, facendo di nuovo ciò che sta facendo in questi giorni, ovvero dominando tutto. Ed ecco Roberto, perché una Formula 1 senza Ferrari è una Formula 1 inaccettabilmente fragile. Quindi la costanza paga, secondo voi? Io credo di sì.
paga l'intero mondo della Formula 1. La Ferrari paga anche per tutta la Formula 1, anche quando è sconfitta alla fine. La presenza della Ferrari perdente è però la garanzia di una Formula 1 vincente. E allora un grande in bocca al lupo a questo punto alla Ferrari, siamo in Italia, a me non resta che salutarvi, il tempo a nostra disposizione è terminato, l'appuntamento è per il prossimo lunedì, sempre alle ore 22, canale 816 di Sky, Rete Economy. Ringrazio Roberto Boccafogli, ringrazio l'ingegnere Mauro Coppini e vi ricordo che potete seguirci anche in streaming sul nostro sito reteconomy.it oppure on demand. Buonasera. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.